La Paolo Gozzi, sì, con il sindaco di Arcugnano. Uno degli effetti post alluvione è la frana che si è abbattuta qui vicino a due case sulla strada che porta a Fimon. Ci può un po' raccontare cosa è successo intanto? Beh, qui siamo al lago di Fimon ed è una frazione di Arcugnano. E sabato sera siamo stati interessati da alcuni contadini che ci hanno avvisato che c'era una frana a metà collina. E questa frana l'abbiamo subito monitorata, siamo usciti con geologi, abbiamo fatto intervenire la prefettura e sono usciti i vigili del fuoco immediatamente. Poi con le recenti piogge evidentemente il terreno, già zuppo di acqua, ha avuto problemi di statica e pertanto lunedì sera questa frana è scesa fino alla strada. E ho visto che lambisce due abitazioni, no? Lambisce due abitazioni, una è stata toccata proprio appena nella parte dei garage, nella parte degli accessori. L'altra invece è stata fortunatamente completamente illesa. Le famiglie sono state evacuate o sono ancora in... Le famiglie sono state evacuate. La prima è stata evacuata subito, immediatamente, quella più vicino alla frana, e la seconda è stata evacuata ieri sera. Stanno intervenendo oggi i geologi della provincia e anche dell'Università di Padova, e geologi nostri del comune e i vigili del fuoco. E dalle prime informazioni posso dire questo, che la casa, quella più distante dalla frana, dovrebbe rimanere illesa, quindi non interessare ulteriormente, diciamo, non avere ulteriori problemi. Per cui penso che le persone potranno a breve proprio rientrare. Attualmente sta lavorando la viabilità per conto da, quindi un ente della provincia, perché mi spiegava che è di competenza della provincia. La competenza però c'è una difficoltà economica, come al solito. C'è l'ufficio difesa del suolo che assolutamente ha competenza. L'ufficio difesa del suolo è regionale, che ha dato delle deleghe alla provincia, però la provincia senza fondi evidentemente non può lavorare. Quindi anche se di fatto c'è l'ufficio difesa del suolo, in realtà non c'è capacità operativa da parte di nessuna. Quindi il primo intervento sarà sgomberare la strada, immagino, in attesa di... Il primo intervento è quello di sollecitare il commissario e lo Stato a finanziare queste opere, perché questo è assolutamente necessario. Abbiamo bisogno di fondi, senza fondi non possiamo fare niente. Le imprese lavorano, come vedete stanno lavorando, ma lavorano senza copertura finanziaria, e questo non è assolutamente accettabile. Abbiamo necessità che lo Stato intervenga, che stanzi quei fondi in modo da poter operare in velocità e in sicurezza. Dopodiché gli interventi da fare, seguirà un periodo ritengo abbastanza lungo, dove si monitoreranno le varie frane, non solo qui ad Arcugnano. Oggi ho avuto un incontro in prefettura, per cui altri sindaci e altri colleghi hanno problematiche anche purtroppo per loro molto più grosse della nostra. Per cui ritengo, insomma, che questo sia quello che noi possiamo chiedere. Tornando qui al lago di Fimon, ho visto che la frana ancora non è in movimento, ma comunque presenta ancora dei rischi. Non c'è alternativa, le famiglie, quelle vicine alla frana, saranno sicuramente interessate ancora dall'ordinanza di sgombero e evacuazione. Le altre famiglie probabilmente potranno rientrare a breve. La strada rimarrà chiusa per molto tempo e non c'è alternativa, fino a quando non si potrà mettere in sicurezza tutta l'area. C'è una strada alternativa, che è quella di verso Pianezza, via Palù, via Boeca, per accedere al lago di Fimon, che però attualmente è interessata anche qui dall'alluvione, per cui la strada in questo momento è sotto acqua. E la zona è quasi isolata, non si riesce a intervenire se non da una strada stretta di collina che interessa il paese di Lato. Però abbiamo necessità veramente di urgenza di intervenire. Ecco, lei mi spiegava che è anche difficile intervenire sulla frana perché è zuppa d'acqua, quindi anche gli interventi andrebbero... Hanno bisogno di un tempo adeguato a questo punto? Assolutamente sì, speriamo che non piova, speriamo che tutto sommato faccia freddo, quindi che si consolidi il terreno e quindi si possa intervenire dall'alto con mezzi adeguati per lo sgombero della terra. Però fino a che permane questa situazione è impossibile poter intervenire. Grazie sindaco. Grazie a voi.